Oggi parliamo di Mina Protocol, la blockchain più leggera che esista. Pensate che l'intera blockchain pesa soltanto 22 kilobyte, come un'immagine di piccolissime dimensioni. E questo si contrappone moltissimo con le classiche blockchain, il cui peso è centinaia di gigabyte ed è in continuo aumento. Questo la rende quindi più decentralizzata, in quanto non è necessaria una capienza di disco enorme per poter conservare la blockchain e per poter avere pertanto uno dei cosiddetti full node. Tuttavia, questo accompagna dei compromessi. Non è facile riuscire a compattare così tanto una blockchain e, come vedremo, lo fa utilizzando delle tecnologie molto innovative senza andare a peccare su altri punti. Quindi, lo scopo di questo video è presentarvi innanzitutto Mina Protocol, farvi capire che cos'è e come funziona, e in seconda battuta concentrarci anche sui suoi contro per rispondere sempre alle nostre fatidiche domande, ovvero: può essere un buon investimento? C'è valore dietro a questa chain? O di fatto serve a poco? Lo scopriremo con l'aiuto delle nostre solite slide che ci guidano lungo la marea di informazioni a disposizione. Ve le lascio con download gratuito col link che trovate in descrizione. Partiamo subito perché abbiamo un bel po' di cose da scoprire. Tuffiamoci in Mina. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Continuiamo questa serie dedicata ai vari layer one, alle varie chain, che sto facendo in pratica guidato da voi, perché vi chiedo di volta in volta cosa vi interesserebbe sentire come prossimo video, come prossima chain o comunque progetto da approfondire. Questa volta avete scelto Mina e io vi rinnovo la domanda, ovvero: se volete che io tratti qualcosa di specifico, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti e scrivete anche quello che è il vostro parere su Mina, se lo detenete, se lo reputate un buon investimento oppure no. Io oggi vi presenterò i fatti, i dati, quello che ho scoperto e quello che è il mio pensiero su questo protocollo, che ho intitolato la blockchain più leggera che esista, ma puntini puntini puntini, perché, come vi accennavo nell'intro, ci sono dei compromessi da non sottovalutare. Non esiste ancora la perfezione, dobbiamo abituarci a questa cosa. Iniziamo col capire che cos'è Mina, quindi quali sono le sue caratteristiche principali che lo distinguono dalle altre chain, il suo perché. La chain pesa 22 kilobyte, questo ovviamente l'abbiamo capito, è il suo principale punto di forza. L'estrema leggerezza da un punto di vista proprio di storage, di spazio richiesto, della stessa chain. Questo rende estremamente semplice e alla portata di tutti mettere in piedi un full node, ovvero se tu hai bisogno di detenere per intero la blockchain, nel caso di Bitcoin, come dicevamo, serve tantissimo tempo innanzitutto per sincronizzarla, perché c'è il download iniziale, e serve comunque una macchina con una capacità di memoria, un disco molto ampio, nonché una larghezza di banda della connessione internet all'altezza, che sia in grado quindi di mantenere uno scambio di informazioni di tale portata in tempo reale. In questo caso si può utilizzare anche una macchina con caratteristiche hardware non particolarmente potenti, addirittura uno smartphone o un Raspberry. L'implementazione delle ZK Snarks è ciò che rende possibile l'ottenere una chain così leggera. Perché la prima domanda che viene da farsi è: ma com'è possibile che, se Bitcoin, Ethereum e tutte le altre principali chain pesano tendenti al terabyte, qua si parla di kilobyte? La risposta è proprio questa: le cosiddette ZK Snarks, che per semplicità di esposizione e anche di comprensione chiameremo ZK Proofs. ZK sta per Zero Knowledge e nella prossima slide vi spiego per bene in che cosa consistono. È un concetto molto interessante per due aspetti. Il primo, la decentralizzazione, perché, come abbiamo visto, permettono di compattare la chain, e avere una chain compatta e quindi requisiti per un full node assolutamente alla portata di tutti vuol dire decentralizzazione. Nel caso invece delle chain, chiamiamole classiche,
quando cioè più si va avanti e più la chain pesa, più i requisiti di memoria incrementano e più si tende alla centralizzazione perché molti magari vengono tagliati fuori in quanto i costi hardware aumentano e o si va su data center, cosa che si sa non è assolutamente il massimo per la decentralizzazione, oppure sono necessarie comunque macchine molto più costose. Il secondo punto è la privacy, proprio per come sono costruite queste ZK Snarks. Qua vi rimando alla prossima slide, così ve lo spiego per bene. Vi dico solo una cosa, prima di andare più in profondità lato tecnico, questa non nasce come una piattaforma di smart contract. Non è ancora, ho scritto perché è in programma comunque l'implementazione di smart contract, però l'obiettivo di Mina Protocol non è l'essere, per dirlo proprio in termini terra-terra, un altro Ethereum killer. Non si pone come competitor di Ethereum. Ethereum. Si pone come una chain diversa dalle altre in quanto implementa questa tecnologia delle ZK Proofs. Che cosa sono e come funzionano? Arriviamo al dunque. Le ZK Proofs sono da immaginare come dei certificati di autenticità e validità di una transazione oppure di un blocco. Cosa vuol dire questo? Utilizzo la similitudine che viene mostrata anche sul sito di Mina Protocol, ovvero immaginatevi una macchina fotografica che fa foto, ok? Se voi avete un oggetto o un qualcosa di cui volete fornire una prova, senza avere direttamente quell'oggetto potete farci una foto e dire guarda, questa è una prova più che sufficiente. Ovviamente quella foto deve essere in qualche modo validata e quindi qua nasce il concetto proprio di certificato di autenticità e validità, questa duplice cosa. Ciò che viene implementato in Mina Protocol non è soltanto la ZK Proof, ma è la cosiddetta, sono le cosiddette Recursive ZK Proofs, ovvero andare a introdurre appunto una ricorsività in ciò, ovvero creare certificati di altri certificati, ovvero, tornando sempre alla nostra metafora, se abbiamo le nostre foto di oggetti, poi noi facciamo una foto a quelle foto e quindi compattiamo il tutto sempre in un'unica proof per l'appunto, che è il nostro obiettivo. In questo modo otteniamo la leggerezza da un punto di vista di memoria, quindi di dati, e in seconda battuta la privacy. Perché? Perché la tecnologia ZK, che sta per Zero Knowledge, significa proprio il poter dimostrare un'informazione senza mostrarla direttamente. E qui forse la similitudine delle foto non è la migliore, funzionava bene per capire il concetto, ma sappiate che è tutto comunque crittografato in modo da non mostrare direttamente quell'informazione che si vuole provare. Nonostante ciò, è possibile provarla. Non chiedetemi come, perché io di crittografia non ci capisco più di tanto, non sono tecnico, però questo è il concetto di alto livello, insomma, da capire. E da lì deriva proprio il nome, Zero Knowledge, ovvero io non so niente, so zero di quello che c'è dietro, ma ho la proof, ho la prova che ciò effettivamente è così. E la particolarità quindi di Mina Protocol implementando queste ZK Proofs è poter implementare, creare, sviluppare quelle che vengono definite SNAPS, ovvero SN è preso da Snarks, apps ovviamente applicazione, questo è gioco di parole. Queste app permettono di prendere come origine dei dati anche dal web e portarli provandoli tramite le ZK Proofs on-chain. Cosa vuol dire? Andiamo a vedere degli use case concreti, perché ci aiutano a capire meglio che cosa vuol dire tutto ciò che finora è molto astratto. End-to-end data privacy, quindi in sostanza prendere dei dati che sono online, portarli attraverso questa snap che va a prendere la prova senza mostrare il dato stesso, li porti on chain, un po' come se fosse una sorta di oracolo, quello che al momento fa ad esempio Chainlink per la chain Ethereum, però senza doversi appoggiare a un terzo, lo fai direttamente dalla snap e inoltre hai la privacy del dato in origine. E questo si può trasformare anche, guardando più in avanti, in un sistema di login,
direttamente tramite una snap, appunto tramite Mina, che permette di avere una sorta di identità digitale senza però mostrare i tuoi dati. Cioè tu puoi provare che sei tu, ma non devi rivelare chi sei, cioè nome, cognome oppure anche un dato univoco. Però dall'altra parte si può provare la tua identità. Ci sono anche altri use case concreti che vi ho riportato qui, ve ne cito alcuni interessanti, ovvero la votazione, perché semplicemente si può andare a generare dei sistemi di voto auditabili e verificabili, mantenendo il processo privato e proteggendo le informazioni dei votanti, proprio perché sono il dato in origine. Poi è possibile utilizzare questi dati per servizi finanziari, ad esempio il punteggio di credito, viene fatto questo esempio sul sito di Mina, il credit score, ovvero tramite una snap tu ti puoi connettere a un provider di questo credit score che dice quanto tu sei solvente e ripaghi i debiti, portare questo dato on chain e far sì che venga utilizzato in qualsiasi modo senza però dire che tu hai questo punteggio, quindi mantenendo il processo privato. Questo si può applicare a tantissimi altri ambiti, i dati sanitari, l'identità digitale, l'abbiamo detta, dati finanziari, tutto ciò che appunto ha a che fare con dati sensibili, in cui serve una prova, serve dimostrare che quel dato è vero, ma magari preferiamo non diffonderlo in maniera trasparente. L'infrastruttura che permette ciò è un po' più complicata del solito. Di solito abbiamo soltanto i block producer e le transazioni che ci vanno a finire dentro e vengono appunto validate all'interno dei blocchi. In questo caso, oltre ai classici block producer, abbiamo gli snark producer e i verifier. Gli snark producer sono coloro che producono per l'appunto le snark, quindi vanno a fare questi snapshot delle transazioni. In sostanza loro guardano tutte le transazioni che vengono eseguite, fanno questa zero knowledge proof e la mandano ai block producer. Loro si fanno pagare per questo. C'è un sistema ad asta dove gli snark producer competono tra loro e chi offre di meno, chiaramente, perché lo snark non è che è diverso da un producer all'altro, basta che prendi la transazione, la elabori in quello specifico modo e poi la offri al block producer. Il block producer sceglierà ovviamente quello che viene, che offre, che chiede di meno, a patto che ovviamente non sia malevolo, non sia stato bollato come malevolo. Quindi più sale la competizione, più tendenzialmente gli snark producer tenderanno ad abbassare i prezzi. Questo è un po' il sistema che c'è. I block producer creano i blocchi, di fatto, quindi prendono gli snapshot delle transazioni degli snark producer, le mettono dentro i blocchi e poi fanno lo snapshot dello stato dell'intera blockchain ad ogni blocco e lo mandano ai verifier. Quindi vedete la foto delle foto. La prima foto è quella fatta dagli snark producer alla transazione. I block producer mettono dentro le transazioni nel blocco, fanno una foto panoramica, immaginatevela, e la mandano ai verifier. I verifier verificano questi snapshot andando a vedere che di fatto i conti tornino. Una volta che questo processo si completa, di fatto abbiamo la creazione di un nuovo blocco. Se vi state chiedendo, ma è un processo molto complicato, effettivamente è così. Infatti, come vedremo, impatterà notevolmente sulla scalabilità. Gli incentivi economici come funzionano? Beh, gli snark producer abbiamo visto che vengono pagati dai block producer per i loro snapshot. I block producer vengono pagati in maniera classica, come da staking, dal classico proof of stake, per la creazione di blocchi. Sì, perché di fatto è l'algoritmo di consenso di Mina Protocol è un proof of stake con delegazione. È un fork dell'algoritmo Ouroboros di Cardano che permette potenzialmente un numero illimitato di block producer. È un fork un po' modificato, fatto ad hoc per la sua blockchain più leggera.
I block producer hanno un APY il primo anno pari al 12%, perché inizialmente è fatto per incentivare di fatto i block producer ad aggiungersi, e in seguito calerà un po', mi pare ogni 3 o 4 mesi cala un po' fino ad arrivare a regime al 7%. Questo chiaramente per andare a ridurre l'inflazione, che se è troppo elevata non è mai una cosa positiva. I block producer hanno dei requisiti tuttavia abbastanza elevati, in particolare in termini di mina da detenere in staking. A molti è stato concesso il cosiddetto grant dal Genesis Program, che era un programma fatto per incentivare, insomma, il beta testing, diciamo, alla fase Genesis, al lancio della mainnet, dove si poteva, chi voleva appunto poteva partecipare, quindi fare un po' da pioniere, no? Da early adopter, ed è stato poi premiato con questo grant che di fatto è un'allocazione, una delega dal team di Mina Protocol che gli va a incrementare già il numero di Mina posseduti, quindi gli rende più facile, più accessibile fare il validatore. Tant'è che molti, la maggior parte dei validatori attualmente esistenti, che sono mi pare 150, sono ancora pochi, sono scelti proprio dal Genesis Program. Snark Producer, infine, non ha a che fare tanto con l'algoritmo di consenso, ma come vedevamo prima con l'infrastruttura della chain stessa. Al momento tuttavia è poco conveniente fare lo Snark Producer. Perché? Perché ci sono poche transazioni, è una chain ancora molto poco usata e quindi di fatto non ci sono molti Snark da vendere al Block Producer, che tra l'altro, mi sono dimenticato di dirvelo, in realtà no, ve lo volevo dire ora, i Block Producer possono fare anche da Snark Producer, quindi prodursi da sé gli snarks anziché acquistarli da terzi. Chiaramente gli costa di più in termini di impegno. Andiamo avanti. Allora, abbiamo capito che c'è dietro questa infrastruttura molto complessa, come accennavamo, e questo impatta, vi ho accennato, sulla scalabilità. La scalabilità è uno dei punti deboli di Mina Protocol per il momento. Ora come ora si attesta sulle 20-30 transazioni al secondo, a causa proprio dell'onere nel produrre le varie ZK proof. Una transazione si definisce finalizzata dopo circa 15 conferme, ovvero irreversibile. Finalizzata vuol dire irreversibile. Quanto tempo è? Allora, considerate che 15 conferme vuol dire 15 blocchi, e in Mina il block time è di circa 3-4 minuti, quindi fate voi i conti, può voler dire fino a un'ora. Siamo un po' ai livelli di Bitcoin. Si sta lavorando però su soluzioni di scalabilità che non puntano tanto alle transazioni al secondo ma al parallelismo. Non ho ancora ben approfondito, anche perché non ci sono di fatto soluzioni di scalabilità già definite e come dire, disponibili, ma ci stanno lavorando. È una chain ancora molto agli albori, molto innovativa ma molto agli albori. Un'altra piccola criticità, se vogliamo, è la sicurezza. Per quale motivo? Immaginatevi che accade ciò che è accaduto su Solana. Vi ricordate che è crashata la chain, no? Era stata sovraccaricata di transazioni e si è paralizzato tutto e hanno dovuto riavviarla. Pensate cosa può voler dire una cosa del genere se non si ha lo storico delle transazioni, perché abbiamo solo la foto della foto della foto. Può diventare complicato ricostruire lo storico, quindi gestire ciò che si chiama disaster recovery, ovvero i postumi di un evento catastrofico che può richiedere la ricostruzione manuale della chain. E quindi qua entra in gioco un altro componente che, di cui per il momento ce ne sono pochi, che sono i cosiddetti archive nodes. Questi contengono lo storico delle transazioni definite unsnarked, ovvero non snarked, non fotografate, ma grezze. C'è dentro il dato grezzo e quindi tutto il peso della blockchain conseguente. Sono nodi pesanti al momento locati su data center, e quindi qua torniamo un po' al tema della centralizzazione e della pesantezza della chain. Quindi qualcuno, vi anticipo già, come polemica dice: ma allora è una soluzione parziale. In realtà non serve per essere a regime, questo l'archive node non è attivo continuamente, però è fondamentale per la sicurezza della chain. E quindi la domanda è: ma se deve stare su un data center o se comunque ha i requisiti soliti, ha davvero utilità questa chain? Io non mi esprimo, lascio ovviamente a voi la risposta.
Io prima di passare alle conclusioni vediamo un altro tema assolutamente di importanza che è la tokenomics, ovvero ma il token Mina come funziona, che cosa serve? Il token Mina serve chiaramente a pagare le fee di transazione sulla chain e serve per metterlo in staking se si vuole partecipare al network. La supply è illimitata, quindi non abbiamo una maximum supply e l'inflazione è data dallo staking. Lo staking, come vi dicevo, parte dal 12%, mi pare, poi si stabilizzerà al 7% a regime. Infatti vedete che questa linea tratteggiata poi ha una pendenza che cala di volta in volta fino ad assestarsi a quella del 7%. Nei primi anni abbiamo anche i token che sono stati messi in vesting, ovvero bloccati, ai contributori, agli early adopter, investitori e quant'altro, che vengono rilasciati linearmente, e quindi abbiamo un po' un'inflazione pompata in questi primi anni, come spesso accade su vari progetti in cui abbiamo una componente di investitori early molto marcata. In questo caso, facendo due conti, vedete che ad esempio dall'anno 1 all'anno 2 abbiamo più o meno un per 2 all'incirca della supply, quindi un 100% di inflazione, che poi dall'anno 2 all'anno 3 si riduce, però insomma fino all'anno diciamo 3/4 c'è anche la componente di vesting che viene tirata fuori e quindi l'inflazione effettiva è notevole. Questo impatta chiaramente sul prezzo effettivo del token, perché c'è maggiore offerta e se la domanda non tiene botta chiaramente il prezzo scende. Quindi tiriamo un po' le somme andando a vedere le polemiche che vengono fatte a Mina Protocol, perché abbiamo visto che è un progetto estremamente innovativo, perché parliamo di privacy, parliamo di blockchain leggere, quindi decentralizzazione, con un metodo diverso dal solito, quindi offre di fatto un prodotto nuovo, un'alternativa, che può dimostrarsi valida come no. Questo sarà il futuro a deciderlo. Al momento è assolutamente in una fase pionieristica. Dietro ci sono investitori importanti, tra cui molti venture capital e Coinbase Venture tra i vari, quindi non è che se l'ha inventata un pazzo l'ha buttata lì e dice sa proviamoci, molti ci credono, quindi bisogna vedere quelli che saranno i risultati. Le polemiche principali che sono state poste a Mina Protocol sono la non scalabilità, come abbiamo visto, gli archive nodes che sono di fatto un punto debole, un punto critico della chain stessa, è complicata da sviluppare e integrare. Perché? Perché c'è dietro una tecnologia estremamente complessa, quindi immaginatevi cosa può voler dire andare a parlare di DeFi su una chain come Mina Protocol. Al momento è totalmente impensabile, ma qualcuno può dire non è pensata per quello, è pensata per altro, e di fatto ci sta. È fuori dai trend del momento, DeFi, NFT, gaming, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un prodotto completamente diverso nel quale investire, sì oppure no, dipende da quanto ci crediamo. Al momento è molto, molto presto, a mia opinione, ed è veramente difficile immaginare se questo progetto può avere successo oppure no. Anche perché se andiamo a vedere un po' di dati, ve li condivido così giusto per farvi vedere anche a voi qualche numero, abbiamo pochi blocchi chiaramente al giorno a causa dei limiti infrastrutturali, abbiamo, vedete, anche pochi snark jobs, che di fatto sono il numero di snark prodotti e venduti ai block producer, abbiamo poche transazioni, molto poche, abbiamo un basso utilizzo, vedete, del network, 140 block producer circa, gli snark worker sono ancora meno, sono una cinquantina in media, oscillando, 65.000 account creati e un tasso di creazione di nuovi account al giorno di qualche centinaio, quindi siamo veramente parecchi ordini di grandezza sotto alle chain principali, ma questo non ci deve stupire perché è una fase ancora estremamente early. A questo punto lascio a voi l'ardua sentenza. Cosa ne pensate? Come vi sembra questa chain? Vi sembra interessante? Vi sembra che possa avere sviluppi in futuro? Oppure rimarrà nell'ombra ed è destinata a non essere utilizzata a causa dell'eccessiva complessità e dei suoi limiti tecnici? Ditemelo nei commenti che ne discutiamo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!